Come ti chiami? Io sono e non ho. Aldo. Da dove vieni? Da Torino. Come mai sei a Parma? Di passaggio, come sulla terra. Che sei venuto a fare sulla terra? Non ne ho idea. Da quanto cerchi di capire? Adesso va, quantificare comunque. Da una buona età, dai. Non so quantificare, però da una buona età. Stai cercando qualcosa in particolare oppure no? Ma vorrei sicuramente liberarmi, poi non so. Liberarti da cosa? Dal vivere ormai sistematico, quello che si chiama la normalità, quello che si chiama le abitudini, insomma, non condivido. Non mi ci trovo bene. È sempre stato così o questo è il frutto di un'evoluzione? Questo tuo parlare? La cosa certamente si è evoluta, però i segnali sono stati appresi già dall'infanzia. Segnali di che tipo? Il fatto che non... Non condividi un po' che la vita dell'uomo deve essere limitata, senza che uno possa fare una scoperta. Allora ti devi conformare a quello che è già stato istituito prima che tu già nascessi. Ecco, questo mi ha sempre annoiato molto, perché... Sarebbe bello scoprirla la vita. E non pensi che questo nostro vagare in questo mondo senza sapere bene quello che ci aspetta sia comunque una scoperta? Ti sembrano i giorni tutti uguali? Non ti sembrano diversi per qualcosa? Ma nel mio personale adesso sono in un momento di... statico, quindi la cosa si è un po' fermata. Di sicuro potevo entrare a far parte della vita, quella normale, come chiunque altro, perché non è che sono più stupido, meno intelligente, anzi ho avuto anche abbastanza possibilità. Però tu fammi delle domande, vediamo. Tu sei? Come ti chiami? Io sono e non ho. Aldo. Da dove vieni? Da Torino. Come mai sei a Parma? Di passaggio, come sulla terra. Che sei venuto a fare sulla terra? Non ne ho idea. Da quanto cerchi di capire? Quantificare comunque da una buona età, dai, non so quantificare, però da una buona età. Stai cercando qualcosa in particolare oppure no? Ma vorrei sicuramente liberarmi, poi non so. Liberarti da cosa? Dal vivere ormai sistematico, quello che si chiama la normalità, quello che si chiama le abitudini, insomma, non condivido, non mi ci trovo bene. È sempre stato così o questo è il frutto di un'evoluzione, questo tuo parlare? La cosa certamente si è evoluta, però... I segnali sono stati appresi già dall'infanzia. Segnali di che tipo? Il fatto che non condividi un po' che la vita dell'uomo deve essere limitata, senza che uno possa fare una scoperta. Allora ti devi conformare a quello che è già stato istituito prima che tu già nascessi. Ecco, questo mi ha sempre annoiato molto, perché
Perché sarebbe bello scoprirla la vita. E non pensi che questo nostro vagare in questo mondo senza sapere bene quello che ci aspetta sia comunque una scoperta? Ti sembrano i giorni tutti uguali? Non ti sembrano diversi per qualcosa? Nel mio personale adesso sono in un momento di statico, quindi la cosa si è un po' fermata. Di sicuro potevo entrare a far parte della vita, quella normale, come chiunque altro, perché non è che sono più stupido, meno intelligente, anzi ho avuto anche abbastanza possibilità. Però adesso come adesso, anche quella del vagare si è un po'... deve avere una svolta, non è che si può sempre vagare, almeno come lo sto facendo io deve avere una svolta. Sei mai riuscito a trovare una definizione per te stesso? Il fantasma. Perché? Sai cos'è un fantasma? Non ne ho mai visto uno. Quando arriva il fantasma senti il suono delle catene che ha, ma lui non lo vedi. Questo è un fantasma. Sei innamorato in questo momento di qualcosa, di qualcuno? Direi di no. Almeno non è a fuoco questa cosa, non c'è fuoco. Sono abbastanza, come si dice, scoglionato. Ecco, quello è... Ma questo dipende da cosa? Dalla tua ricerca? Ne abbiamo parlato prima, la vita è noiosa, dai. E tu, voglio dire, ti ci trovi bene? Io no. Eh? Io no, ma ecco, allora, mi distraggo. Però un minimo ci si può capire in quello che sto dicendo. La vita è noiosa. Noi ci creiamo delle illusioni inutili giusto perché per la paura di scoprire che come stiamo vivendo... Stupiti d'essere tu. Felici. Dove si arriva? Qual è l'avvenire? La tomba di famiglia. Ciao. Non ho ammazzato nessuno, truffe non ne ho fatte. La mia sensibilità e il mio modo di percepire, vivere così un po' da subumani, e Dio buono, fa male, e a me mi fa male. Lo vedo anche negli altri, però alla fine, come dici tu, un pochettino ci si distrae, un pochettino non avendo... una forma creativa e si va avanti così, in questa inerzia, in un programma già prestabilito sulla tua testa. Stop. Non sarai mai tu padrone di te stessa, non sarai mai tu l'amore del tuo amore, quando sarai mamma ti diranno come essere mamma, perché altrimenti vai contro un senso della responsabilità e un senso della moralità. Insomma, non sarai mai tu. Tu, la tua vita è in mano a chi l'ha già programmata.